Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a questa iniziativa online dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane per le Informazioni Bibliografiche, più noto come ICCUICU. Questa iniziativa nasce a causa delle circostanze che insomma, hanno reso difficile questo 2020 per tutti. Avevamo previsto una giornata in presenza con il pubblico per parlare dei servizi del nostro istituto e delle funzioni che esso svolge, ma siamo riusciti, grazie appunto agli strumenti tecnologici, comunque a sopperire a questa impossibilità di realizzare l'evento in presenza. Io mi chiamo Gidio Incelli, insieme a me sono in collegamento da casa e in parte con me in ufficio diversi colleghi che poi a turno parleranno. In istituto io mi occupo dell'area SBN, in particolare dei servizi e della promozione e comunicazione. I colleghi che vedete con me collegati poi vi parleranno delle attività che svolgono, man mano che presenteranno i servizi di cui si occupano. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, lo dico nella forma abbreviata per comodità, svolge un ruolo molto importante all'interno, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in particolare per le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, ma non solo. Fondamentale è l'attività che viene svolta a livello di cooperazione e coordinamento, due parole chiave che in istituto contraddistinguono tutta la nostra attività, perché la nostra azione sul patrimonio culturale si svolge grazie a una rete molto grande che è quella delle biblioteche italiane e in alcuni casi, che poi specialmente di cui vi parlerà la collega Bruni, anche a livello internazionale, ma non solo. Per cui noi abbiamo un ruolo molto importante nella diffusione di standard, nella diffusione di normative di carattere catalografico, ma anche nella gestione di basi dati che consentono ai cittadini l'accesso a numerose risorse e a numerosi beni culturali. Tutela e valorizzazione sono parole fondanti del Ministero per i beni e attività culturali e turismo. Tutela e valorizzazione significa anche rendere un servizio che consente ai cittadini di conoscere, di reperire le risorse e i beni culturali che essi possiedono in quanto patrimonio dello Stato, in quanto bene culturale. La partecipazione e la cooperazione delle biblioteche a questo processo è una cosa fondamentale, lo è ormai da diversi decenni. Attualmente l'istituto ha una denominazione che ha acquisito nel 1975, ma la sua attività è precedente addirittura all'istituzione del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, perché risale al 1951, con le biblioteche italiane e poi anche estere, che costituiscono dei veri presidi culturali sul territorio e delle realtà che contribuiscono ad arricchire ogni giorno l'esperienza dei cittadini come cittadini e come fruitori di un grande patrimonio. Fondante da questo punto di vista è la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale e di questa rete vi parlerà adesso la collega Maria Cristina Mataloni, a cui cedo la parola, e con me vi rivedrete tra poco a proposito di un altro servizio. Prego, Cristina. Grazie Gidio, buongiorno a tutti, io sono Maria Cristina Mataloni, mi occupo del Servizio Bibliotecario Nazionale, quindi SBN, Indice SBN, che adesso magari a grandissime linee vedremo che cos'è, e Servizi SBN, quindi OPAC, quindi Catalogo Nazionale, il SBN, Anagrafe delle Biblioteche Italiane. Intanto, diciamo, in generale, perché la platea di Facebook è una platea comunque composita e generale, quindi noi cercheremo di dare indicazioni molto generiche per poi ovviamente essere pronti e disponibili a qualunque domanda che dovesse pervenirci di approfondimento o specifiche, ecco, sui vari argomenti. Il Servizio Bibliotecario Nazionale è l'infrastruttura culturale più importante d'Italia. È fondamentale, è nata più di 30 anni fa, gode di ottima salute perché le biblioteche che fanno parte del Servizio Bibliotecario Nazionale sono praticamente aumentate nel tempo e diciamo, da poche biblioteche inizialmente che partecipavano a questa rete, siamo arrivati a oltre 6.500 biblioteche partecipanti. Che cos'è questo servizio? Intanto a livello appunto di struttura, diciamo architetturale, di architettura, abbiamo un indice centrale
in cui vengono depositate, vengono registrate le informazioni bibliografiche e tanti poli, i poli SBN, diffusi su tutto il territorio nazionale, che, a cui fanno, diciamo, riferimento le biblioteche che partecipano ad SBN. Biblioteche della tipologia più disparata. Abbiamo le pubbliche statali, tutte presenti, abbiamo le ecclesiastiche, abbiamo le civiche, le comunali, abbiamo le scolastiche, le biblioteche di fondazioni private, insomma veramente una tipologia vastissima di biblioteche. Queste biblioteche per aderire ad SBN devono essere iscritte all'anagrafe delle biblioteche italiane. L'anagrafe è un'altra base dati di cui si occupa l'ICCU. L'anagrafe delle biblioteche italiane quindi censisce, diciamo, tutte le biblioteche italiane, non solo pubbliche, anche private, dando loro un codice, assegnando quindi un codice che si chiama codice ISIL, registrando, permettendo la registrazione di tutte delle informazioni, diciamo, più importanti delle biblioteche, dagli indirizzi, quindi dai recapiti, alla disponibilità dei servizi di queste biblioteche. Quindi è una vera e propria base dati, la più completa in Italia, appunto sulle biblioteche italiane, in cui l'utente può andare a consultare, ad esempio, gli orari di apertura, gli indirizzi, l'email, il sito e così via. Torniamo ad SBN. Quindi dicevo che questa rete di biblioteche, suddivisa nel territorio in poli, offre dei servizi fondamentali sia ai cittadini che ai bibliotecari. Al nostro interno, ai bibliotecari, il Servizio Bibliotecario Nazionale è stato veramente per i bibliotecari una rivoluzione. Perché? Perché ha snellito tantissimo, moltissimo il lavoro grazie alla catalogazione partecipata, che permette quindi ad una biblioteca che magari per prima possiede un documento, ad esempio mi arriva un libro alla biblioteca comunale di Carpineto Romano e il bibliotecario controlla se già qualcuno non ha inserito questa notizia bibliografica. Se non l'ha fatto, lo inserisce direttamente il bibliotecario e lo fa per tutti, una volta per tutti, altrimenti se trova questa notizia bibliografica semplicemente dice all'indice centrale: ce l'ho anch'io, questo documento lo possiedo anche io. In questo modo ovviamente il lavoro si è molto molto semplificato per i bibliotecari e d'altra parte al contempo, diciamo, c'è stato un vantaggio enorme per gli utenti finali. Perché? Perché attraverso questo indice centrale si può consultare, diciamo, in un unico punto di accesso tutto il patrimonio, diciamo tutto il posseduto delle biblioteche SBN, che prima doveva essere consultato, quando era disponibile online, diciamo doveva essere consultato uno alla volta. Quindi dall'indice centrale, attraverso tutta una serie di procedure, insomma, che tecniche adesso non vi sto qui a spiegare, comunque si aggiorna il catalogo SBN, di cui poi magari il collega Oscar vi farà vedere magari qualche esempio di ricerca. E questo quindi il catalogo SBN perché è, dicevo appunto, è fondamentale per gli utenti, perché appunto in un unico punto di accesso riusciamo a vedere dove in Italia è posseduto il documento che ci interessa. E ricordo che le biblioteche non possiedono solo libri, possiedono audio, possiedono video, possiedono documenti cartografici, documenti grafici, eccetera. Quindi, diciamo, il patrimonio, la tipologia del patrimonio delle biblioteche si è, soprattutto negli ultimi anni, molto, diciamo, allargata, ecco, e in SBN infatti si possono catalogare da qualche anno a questa parte anche appunto tipologie di materiali diversi rispetto, diciamo, all'inizio. Quindi, dicevo, l'utente può vedere in un solo colpo dove si trovano i vari documenti e atterrare, diciamo, attraverso dei link, atterrare sugli OPAC, quindi sui cataloghi locali, in maniera tale che da poter vedere direttamente
se il documento ricercato è disponibile o meno, se è disponibile al prestito, se è solamente consultabile in lettura, gli orari della biblioteca, eccetera, eccetera. Quindi da lì si può, oltre che a navigare, si può controllare, diciamo, tutte, si possono controllare tutte le informazioni necessarie alla consultazione, alla fruizione del bene. Di fondamentale importanza, e ce ne siamo accorti soprattutto in questo periodo così drammatico di chiusura, è tutto il patrimonio digitale che diciamo sta prendendo, diciamo sta aumentando gradualmente all'interno del catalogo SBN. Le biblioteche che lo possiedono e che magari spesso non avevano neanche modo in maniera agile di farne fruire l'utente finale, con il catalogo SBN riescono a rendere questo materiale visibile in maniera molto più semplice, e tra l'altro questa visibilità è a livello internazionale, perché non dimentichiamoci che il catalogo SBN, oltre ad essere stato dichiarato base dati di interesse nazionale dall'AGID, quindi è una delle basi dati più importanti d'Italia, tra le basi dati più importanti, considerate più importanti in Italia, offre quindi il servizio a livello internazionale, ovviamente essendo su internet. Quindi se una biblioteca con il suo OPAC locale è visibile, diciamo, in maniera relativa, con l'OPAC SBN acquisisce una visibilità internazionale. Abbiamo, per darvi un ordine di grandezza, abbiamo circa 50 milioni di interrogazioni, di ricerche, non interrogazioni, proprio di ricerche nell'OPAC SBN, molte delle quali sono effettuate anche dall'estero. Quindi per dirvi, insomma, ecco, l'importanza anche che ha l'adesione per le biblioteche ad SBN. Tra parentesi, se ci fossero delle biblioteche, dei bibliotecari che al momento mi ascoltano e volessero appunto partecipare ad SBN, sul sito dell'ICCU ricordo che è presente tutta l'informazione e la documentazione per appunto aderire. E ricordo anche che ovviamente noi siamo disponibili, trovate i nostri numeri di telefono e indirizzi email sul sito dell'ICCU. Dicevo del digitale, è fondamentale quindi, e l'ICCU se ne sta occupando in maniera sempre più, diciamo, importante, di questo settore può magari parlarci più diffusamente il collega Oscar Nalesini, che si occupa proprio in particolare del settore del digitale, e magari ci farà anche vedere, ecco, al volo qualche ricerca e appunto le potenzialità, ma molto molto rapidamente, perché poi ovviamente ognuno di voi è sicuramente in grado di cercarsi le notizie per conto proprio. Quindi grazie mille per l'attenzione, per qualunque esigenza, necessità o richiesta, insomma, trovate i miei riferimenti sul sito. Buone feste intanto a tutti. Buongiorno a tutti, sono Oscar Nalesini e collaboro, come ha detto poco fa la collega, all'area che riguarda il Servizio Bibliotecario Nazionale. Come avete sentito, uno degli strumenti principali, anzi lo strumento principe per poter accedere al patrimonio di informazioni che sono state conservate all'interno dell'indice del Servizio Bibliotecario Nazionale, è l'OPAC, di cui adesso vi illustrerò le principali funzionalità. Vi vedere in diretta alcune ricerche, le principali naturalmente. Come potete vedere, dalla pagina di accesso dell'OPAC SBN potete inoltrare le vostre richieste compilando un campo unico in cui potete inserire una qualunque parola che volete cercare. Naturalmente questo è uno strumento, come dire, generale, nel senso che andrà a ricercare la parola o le parole che voi inserirete in questo campo in tutti i campi in cui sono suddivise le informazioni
bibliografiche all'interno dell'indice. Potete eventualmente filtrare ulteriormente, o meglio ridurre il numero di risposte che potreste ottenere, individuando in questo secondo campo il tipo di risorsa, ovvero il tipo di documento che intendete ricercare. E come potete vedere sono il testo, che sono ovviamente i libri, le riviste che a stampa, dopodiché ci sono i manoscritti, la musica, le risorse cartografiche, le registrazioni sonore e musicali, e risorse grafiche, elettroniche e via discorrendo. Ora vi faccio vedere ad esempio, facendo una ricerca molto semplice, se voi ci inserite la parola Manzoni, otterrete naturalmente un numero enorme di risposte. Ecco, come vedete in questo caso sono uscite un numero veramente elevato di risposte, oltre 17.000, in cui ci sono Manzoni, non solo Alessandro Manzoni che tutti conosciamo, ma altre persone che si chiamano Manzoni, nonché tutte le altre notizie che in qualche modo hanno la parola Manzoni al loro interno. In realtà poi questa, per ovviare a questa... ad una risposta eccessivamente rumorosa, ad un numero eccessivo di informazioni, tra le quali poi mi resta difficile riuscire a districarsi e a capire esattamente dove sia il volume o la risorsa che noi stiamo cercando, è possibile ridurre ulteriormente specificando in quale campo stiamo cercando la parola Manzoni. Ad esempio nel campo autore, in tal caso, avremo esclusivamente, come vedete si sono ulteriormente ridotte a 10.000, e avremo solo le persone, insomma, meglio, solo le risposte in cui il nome dell'autore si chiama E. Manzoni. Volendo però cercare di raffinare ulteriormente la nostra ricerca, possiamo utilizzare le risorse che vengono messe a disposizione in un'altra pagina che risponde al nome di ricerca avanzata, dove è possibile suddividere, o meglio, possibile inserire una serie di varianti per poter delimitare al massimo i risultati della ricerca. Ad esempio possiamo inserire sempre Manzoni come autore e ad esempio inserire la parola Lucia nel titolo. In tal caso avremo solo come risposta alle varie edizioni che riguardano la prima edizione dei Promessi Sposi, che si chiama, che aveva appunto il nome Lucia nel titolo, fermo Lucia. Oltre a queste, che sono i campi principali, sono i campi obbligatori, quelli che almeno uno di questi deve essere obbligatoriamente compilato per poter eseguire le ricerche, è possibile inoltre filtrare ulteriormente la richiesta inserendo altre informazioni. Ad esempio, se voi cercate un libro che è stato pubblicato, sapete essere pubblicato all'interno di un arco di tempo, per cui proviamo a riscrivere di nuovo Manzoni, dopodiché pubblicato tra il 1960 e il 1980, avrete queste risposte. Possiamo ulteriormente raffinare la domanda, perché come avete visto in questa schermata c'erano dei libri pubblicati in Italia ma altri pubblicati in Francia. Quindi noi potremo utilizzare i filtri che trovate qui sotto per indicare ad esempio di libri che sono stati pubblicati in Francia nello stesso periodo. Scusate che la devo trovare. Opla. E la stessa cosa naturalmente potremmo fare con le altre indicazioni, c'è per esempio la voce lingua, e quindi potremmo cercare le edizioni di Alessandro Magno che sono state pubblicate in tedesco, in russo, in cinese o in qualche altra lingua. Le risposte che voi ottenete contengono inoltre una serie di informazioni che possono tornare molto utili a chi sta al ricercatore. Il primo sono le indicazioni bibliografiche, queste le vedete, appunto il titolo che comprende anche la responsabilità, ovvero sia l'autore che ha compilato quel libro,
dove è stato pubblicato, in che anno, la descrizione fisica, ovvero sia le sue dimensioni, quante pagine, quanto è grande il volume, se il volume è illustrato o non lo è, se ha degli allegati, ad esempio, a parte, come potrebbe essere ad esempio un CD. E, come dicevo prima, la lingua, il paese di pubblicazione, e soprattutto sotto, che è più importante, dove si trova, troverete il nome della biblioteca che possiede il libro che avete trovato. Accanto a questa, sulla sinistra, accanto al nome della biblioteca, troverete due serie di due codici. Il primo è quello che riguarda la biblioteca, che vi dà accesso alla pagina dell'anagrafe delle biblioteche di cui vi parlava prima Cristina, in cui troverete tutte le indicazioni necessarie per comprendere come funziona quella biblioteca, quando è aperta, chi contattare, quando contattarlo e dove si trova. Il secondo link, invece, questo codice sulla destra, vi dà accesso all'OPAC locale. Come vi ha detto prima la collega, il servizio bibliotecario nazionale è articolato in poli, che sono normalmente su base territoriale. In questo caso noi abbiamo una biblioteca che afferisce al polo di Bologna, e il polo di Bologna a sua volta ha un suo catalogo. Quindi, cliccando su quel link, venite rimandati sul sito dell'OPAC del polo bibliotecario di Bologna, in questo caso, dove potrete vedere le informazioni sul libro che cercate ed eventualmente cercare altri libri che sono presenti all'interno di quel polo. Un'altra caratteristica che potete vedere, di cui prima vi accennava la collega, è quella del digitale. Io adesso vi farò vedere alcuni esempi. Dunque, il digitale è presente, o meglio, è indicato all'interno delle schede dell'OPAC in due punti diversi, a seconda che se la copia digitale, o meglio, la risorsa digitale che è stata catalogata, sia di proprietà della biblioteca che l'ha inserita, e questo è il caso che vi sto per illustrare. Come vedete, qui abbiamo una copia del secondo libro delle lettere di Pietro Aretino, che la Biblioteca Casanatense ha digitalizzato utilizzando i servizi di Google Books. E qui a fianco vedete un'indicazione copia digitalizzata. Se cliccate su questo link, verrete rimandati alla pagina, eccolo qui, in cui si trova il libro. Da questo libro, come vedete, è a libero accesso, quindi se andate su Anteprima Libro vedrete la digitalizzazione completa di tutto il libro. Analogamente, le biblioteche potrebbero anche avere una propria teca digitale o una teca che gestiscono insieme ad altre biblioteche. Questo è il caso, ad esempio, di quest'altra scheda, ovvero sia questo libro di Loria sulla Terra e il Sistema Sociale, che è stato digitalizzato dalla Biblioteca Bobbio dell'Università di Torino. Cliccando su questo link verrete indirizzati sulla teca della Biblioteca Digitale dell'Università di Torino, dove potrete consultare il volume e sfogliarlo liberamente. Tra le copie digitali non ci sono solamente libri o riviste, come potreste immaginare, o fotografie, grafica, ma ci sono anche alcuni saggi di registrazioni sonore. Questo ad esempio è un caso in cui c'è una colonna sonora di un filmato sul libro della giungla, la cui copia digitalizzata è tenuta dall'Istituto per i beni audiovisivi. Il link vi rimanda alla sua teca digitale, dove potrete trovare questa pagina e ascoltare il video. Infine, potreste trovare invece un'indicazione per la copia digitalizzata sotto un'altra voce, ovvero sia in questo campo, subito lì sotto, sotto la scheda, al termine della scheda, definito come accesso online, che vi rimanda a delle teche digitali che non sono gestite direttamente dall'istituto che possiede
il bene, il volume o quello che volete, insomma la risorsa che voi state cercando. In questo caso, ad esempio, c'è una carta geografica della Cina pubblicata all'inizio del secolo che nessuna biblioteca italiana ha digitalizzato, ma è possibile visualizzare su questa biblioteca spagnola. Qui potrete vederla, avete le varie parti che compongono la carta, oltre, perché questa è stata digitalizzata molto bene, anche il testo illustrativo e la confezione che contiene questa carta geografica. Questo invece è un altro caso, ovvero sia di una rivista francese che si chiama Chipelle, riguarda il mondo dell'insulindia, ovvero insomma dell'Indonesia, le Filippine, quella parte dell'Asia, che è stata interamente digitalizzata e messa a disposizione degli studiosi, ma su due siti diversi, e quindi qui abbiamo dovuto inserire diverse righe, ognuna delle quali contiene il link che permette di accedere ad una parte della rivista, ovvero sia, come vedete qui, dal primo numero del 71 fino al 2014 si trovava sul sito di per sé, dal 2014 in poi sull'Open Edition. Potete vedere qui adesso il sito di per sé, eccola qua, questa è la pagina che dà accesso ai vari fascicoli della rivista, invece per quelli successivi al 2014, eccola qui, un attimo che si carica, ecco qua, questa è la pagina, è un sito diverso ma ugualmente a libero accesso che vi permette di consultare interamente la rivista. Naturalmente tutte queste indicazioni che riguardano le biblioteche che possiedono il libro che voi cercate, ovvero sia le indicazioni per i contatti che vi ho fatto vedere prima, vi permettono anche di chiedere alle singole biblioteche l'erogazione di particolari servizi, come ad esempio quella di farvi avere una copia o del documento o di una sua parte. E per questo ora passo la parola al collega Egidio che ve ne parlerà in maniera più diffusa. Allora, interrompo la condivisione per un attimo. Eccoci qua. Allora, sì, la cosa importante, come dicevamo prima, è naturalmente sapere dove le risorse si trovano, classificarle correttamente, ma soprattutto raggiungerle. Per questo, ormai da più di un decennio, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ha attivato il servizio ILSBN, Interlibrary Loan SBN. È un servizio cooperativo che consente, che fornisce un'infrastruttura utile alla realizzazione di prestiti interbibliotecari e della fornitura di documenti in formato elettronico. È un servizio a cui tutte le biblioteche possono aderire gratuitamente, è dotato di una piattaforma web per la quale l'Istituto rilascia delle credenziali agli operatori che le biblioteche segnalano, come coloro che dovranno operare in quel particolare settore. E il servizio ILSBN si occupa, oltre che di questa infrastruttura tecnologica, anche della diffusione di standard e della, diciamo, normalizzazione delle procedure che sottendono al prestito interbibliotecario, sia a livello internazionale e sia a livello nazionale con i maggiori software applicativi di biblioteca. Le biblioteche infatti in Italia utilizzano spesso dei software gestionali per la movimentazione, per la catalogazione del patrimonio, e è consentito a questi software, tramite una procedura guidata che l'Istituto mette a disposizione, di possibile appunto avere la certificazione per cui il gestionale di biblioteca viene abilitato e può operare con il SBN. Che cos'è l'SBN? L'SBN è quindi sostanzialmente un servizio che si occupa di mettere in collegamento le biblioteche e di farlo attraverso una rete cooperativa anche di scambio di esperienze e di idee per il miglioramento del servizio stesso. È raggiungibile dal catalogo SBN, dall'OPAC, per cui se andiamo a cercare un'opera sull'OPAC SBN, clicchiamo su uno dei risultati di ricerca, si vedranno in fondo alla scheda dove sono visualizzate le localizzazioni del documento, quindi dove è possibile per l'utente vedere quali biblioteche conservano il documento, questa dicitura: le biblioteche aderenti al servizio ILSBN possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario e fornitura documenti per la propria utenza.
Che cosa significa? Qui vicino vedete due spunte, delle spunte, insomma, dei quadratini che sono spuntabili. Selezionando uno di questi due quadratini o entrambi e poi facendo clic su questo link, si accede alla piattaforma del servizio, inserendo le credenziali che l'IQ fornisce oppure accedendo come utente. Tutte le informazioni relative alla notizia bibliografica vengono trasferite su questa piattaforma e viene inviata una richiesta dalla biblioteca che ha effettuato questa ricerca alla biblioteca che possiede in realtà il documento, per cui è possibile farlo arrivare se si tratta di un prestito interbibliotecario o chiedere la riproduzione di parte o di una sola pagina addirittura dell'opera da inviare tramite un server di scambio che è integrato, che si chiama DocWeb, oppure tramite altre modalità che le biblioteche possono decidere tra loro. Attualmente il servizio ILSBN ha 785 biblioteche partner che sono in continua crescita e tra le attività più rilevanti che sono state svolte negli ultimi anni c'è stato anche un intervento importante a livello normativo di legge, perché per il prestito interbibliotecario internazionale si verificavano spesso dei problemi nel momento in cui i volumi, i materiali passavano la dogana. Succedeva infatti spesso, specialmente con prestiti per gli Stati Uniti o diretti verso paesi extra UE, che le dogane bloccassero all'arrivo dei volumi, ma anche volumi di proprietà di biblioteche italiane che per questa ragione avevano prestato magari un libro all'estero, il libro rientrava e veniva richiesto alla biblioteca di corrispondere l'IVA per sdoganare il libro. Grazie al richiamo di richiamando una convenzione internazionale degli anni 60 e tramite la Direzione Generale Biblioteche del Ministero Beni e Attività Culturali e l'Agenzia Dogane e Monopoli, siamo riusciti a risolvere definitivamente questo problema segnalando alle biblioteche partner e in generale a tutte le biblioteche italiane qual è la dicitura corretta da porre sugli imballi, sui pacchi, per evitare questo problema. A questo punto possiamo considerare, compiuto la nostra panoramica sull'area SBN e lascio la parola all'area manoscritti, quindi alle colleghe Lucia Negrini e Valentina Atturo, che vi parleranno appunto delle tematiche collegate a questo tipo di materiale molto interessante. Allora, buongiorno a tutti, sono Lucia Negrini, responsabile dell'area manoscritti qui dell'IQU. E brevemente vorrei spiegarvi un pochino che cos'è Manus Online. Manus Online non è solo un progetto di catalogazione dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane, ma è anche il software si chiama come il progetto. Questo software è gratuito e messo a disposizione di tutti gli enti di conservazione pubblici, privati, ecclesiastici che ne facciano domanda. E il sito è reperibile a questo indirizzo che vedete qui, https://manus.iq.sbn.it. I catalogatori delle varie istituzioni ricevono una password e una username che consentono di catalogare direttamente online. Però finché la scheda non è ritenuta in condizioni di essere pubblicata, viene tenuta da loro in modalità lavorazione e non è quindi visibile all'utenza. Quella che vedete è un po' la struttura del nostro progetto Manus Online, o come noi lo chiamiamo MOL, con un acronimo. Al centro c'è la base dati e il software, anche con le regole di catalogazione dettate appunto dal nostro istituto, a cui afferiscono poi i vari tipi di istituzioni, biblioteche statali, private, comunali, biblioteche ecclesiastiche e anche in parte alcuni piccoli archivi, soprattutto ecclesiastici. L'autore di una scheda, che sia un singolo o un'istituzione, sono responsabile dei contenuti che immette nel circuito.
E infatti la scheda che verrà visualizzata sul web dall'utenza tramite appunto un'interrogazione viene pubblicata con la sua firma. Questo avviene perché uno dei nostri fini è lasciare la maggiore autonomia possibile alla singola biblioteca e anche al singolo catalogatore di scegliere il livello di descrizione più idoneo al proprio materiale, anche nel rispetto delle norme generali dettate. Quindi un catalogatore, una biblioteca può voler descrivere il manoscritto in forma breve o anche in forma più dettagliata e più estesa. Quindi Manus si configura come solo uno strumento che guida e aiuta il catalogatore a raccogliere nel modo più omogeneo e preciso possibile tutte quelle informazioni che sono reperibili da e su un manoscritto, in modo poi da poterle condividere meglio con altri catalogatori e anche con l'utenza finale, soprattutto perché questo è il fine, sia di gestire a livello locale di biblioteche e di istituzioni il proprio posseduto, ma soprattutto di farlo vedere e farlo interrogare dall'utenza finale. Allo stato attuale Manus accoglie più di 190.000 schede relative a manoscritti, per la maggior parte in alfabeto latino, sia di epoca medievale che moderna. Uno spazio sempre maggiore è occupato dai carteggi che vanno dal secolo XV al XX. Però in tempi recenti, anche sulla spinta di catalogatori e studiosi, si sta adattando la descrizione dei manoscritti anche a manoscritti redatti in alfabeto greco, ebraico e arabo, grazie anche alla tastiera virtuale che consente di utilizzare anche altri sistemi grafici. In Manus Online esiste anche una banca dati separata da quella che gestisce le descrizioni, le catalogazioni dei manoscritti, nella quale confluiscono tutti i nomi di persona, ente, famiglia e luoghi che devono essere indicizzati e potranno essere ricercati dal catalogatore, quindi catturati per essere inseriti nella maschera, nella scheda. Stiamo quindi parlando dell'Authority File di Manus Online, che è, come detto, autonomo, separato dalla banca dati, ma fruibile dal catalogatore per poter catturare queste tipologie di nome ed inserirli, relazionarli con la descrizione. In questi anni l'ICCU si sta impegnando per una completa reingegnerizzazione dei programmi e delle basi dati esistenti, create e gestite dall'ICCU stesso. E fra queste c'è anche Manus Online. E proprio in virtù di queste profonde trasformazioni di tipo tecnico, Manus Online sarà quindi anche in grado di gestire in un non lontano futuro, noi pensiamo l'anno prossimo, molto verosimilmente, un numero molto maggiore di funzionalità e si presenterà molto più duttile, consentendo quindi la catalogazione di diverse tipologie di materiali manoscritti. Quindi stiamo parlando di manoscritti liturgici, giuridici, alfabeti e scritture diverse da quella latina, come abbiamo detto, e chi più ne ha più ne metta. Questa qui che vedete è la home page del nostro sito, non ve lo faccio vedere ovviamente per limiti di tempo, comunque basilare per noi è il campo di ricerca e lo trovate qui, c'è come anche per SPN una ricerca semplice per parola e anche una ricerca più dettagliata che è la ricerca avanzata. Passo quindi adesso la parola alla collega Valentina Atturo che ci parlerà un pochino di come noi teniamo molto alla formazione e ai corsi che abbiamo tenuti e terremo in questi ultimi anni. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Valentina Atturo dell'ICCU e ringrazio molto la collega Lucia Negrini per avermi dato la parola. E avvio quindi la condivisione dello schermo. Ecco, vi parlerò dunque dei progetti formativi dell'area manoscritti dell'ICCU e in particolare di come la didattica di fatto non si fermi ai tempi del Covid-19.
L'area di attività per la bibliografia, la catalogazione e il censimento dei manoscritti cura la didattica relativa ai propri campi di competenza e in particolare strutturiamo corsi di formazione sia di livello base sia di livello avanzato in presenza e anche a distanza. Chiaramente i corsi di formazione che organizziamo come area manoscritti rientrano all'interno di un più ampio progetto e piano di formazione e aggiornamento professionale del nostro istituto dell'ICCU. Chiaramente l'area manoscritti, in accordo con questo piano formativo complessivo, organizza ciclicamente dei corsi di aggiornamento che sono indirizzati sia al personale bibliotecario specializzato, sia anche al personale non strutturato che si svolgono presso l'istituto. Abbiamo dunque tenuto due corsi formativi a novembre nell'anno 2018 e a novembre nell'anno 2019. Ecco, l'immagine riportata in fondo alla slide è proprio in riferimento ad uno di queste giornate formative. All'interno di questo piano più strutturato abbiamo anche organizzato delle giornate di formazione sul software Manus Online. E quindi abbiamo proposto delle giornate di incontro durante le quali sono state illustrate le novità di Manus Online e anche sono stati oggetto di discussione dei problemi di catalogazione emersi nel corso dell'attività quotidiana. In particolare mi fa piacere ricordare la giornata per far crescere Manus Online che si è tenuta nel 2018, il 18 aprile, e la giornata seminariale sull'Authority File di Manus Online, un incontro seminariale dedicato alle riflessioni teoriche e applicative sull'Authority File di Manus Online che si è appunto tenuta questa giornata formativa il 17 settembre 2019. Chiaramente il contesto è purtroppo profondamente mutato nel corso dell'ultimo anno, come tutti tristemente sappiamo. E quindi abbiamo avuto la necessità di rimodulare, ripensare, riprogettare la nostra possibilità di erogare formazione. In questo senso abbiamo chiaramente pensato di proporre una formazione online ai tempi del Covid-19 e un primo importante esperimento in tal senso si è tenuto a luglio, i giorni 6, 8 e 10 luglio di quest'anno. Abbiamo infatti organizzato un primo webinar di catalogazione dei manoscritti con Manus Online organizzato dalla Biblioteca Capitolare di Vercelli. Questo webinar è andato a sostituire il corso che si sarebbe dovuto tenere a Vercelli nel febbraio di quest'anno e che fu annullato a causa dell'emergenza Covid. Questo corso ha visto la partecipazione di circa 100 corsisti. L'iniziativa si è inserita nell'ambito della sempre fruttuosa convenzione stipulata tra la CEI e l'ICCU nel 2011 per la catalogazione di manoscritti conservati nelle biblioteche ecclesiastiche attraverso il software Manus Online. Dicevamo comunque che all'interno di questo contesto abbiamo anche stipulato un accordo di formazione per la formazione congiunta tra il nostro istituto, l'ICCU, e l'Associazione Italiana Biblioteche, l'AIBE. Abbiamo dunque firmato un primo accordo di collaborazione per erogare corsi di formazione sulla catalogazione del patrimonio manoscritto con Manus Online e per organizzare in maniera congiunta questi progetti formativi. Abbiamo dunque scelto di unire le forze e lavorare insieme per sostenere attività di formazione e catalogazione in tal senso. E questo perché come ICCU, ma anche come appunto colleghi dell'AIB, crediamo nella forza della cooperazione e nella diffusione anche di standard condivisi per il trattamento di una risorsa così preziosa quale il patrimonio manoscritto in Italia. Possiamo dunque passare alla slide successiva.
che in qualche modo ci propone un resoconto di un esperimento, cioè il primo webinar congiunto IQ-AIB. E per alimentare appunto un più vivo contatto tra l'ICCU e l'AIB con le biblioteche e i bibliotecari del territorio nazionale, abbiamo scelto in primo luogo nel 2019 di condurre degli esperimenti pilota nelle aree italiane maggiormente interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Abbiamo dunque erogato questi primi corsi di formazione online nelle regioni dell'Abruzzo, dell'Umbria e delle Marche. Sapevamo infatti che proprio in questi territori vi era una più forte necessità di catalogare il patrimonio manoscritto e documentarlo. Questo primo webinar si è tenuto nei giorni 3, 4, 5 novembre 2020 e ha visto anche la partecipazione numerosa di ben 60 persone. E quindi, come ci illustra la slide successiva, abbiamo scelto di rinnovare e ampliare questo accordo di collaborazione tra l'ICCU e l'AIB per formare appunto bibliotecari sulla catalogazione dei manoscritti. E abbiamo rinnovato questo accordo recentemente, nel novembre di quest'anno, e abbiamo scelto di in qualche modo avvalerci anche del sostegno della Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali dell'AIB, che ha promosso questa importante iniziativa ed ha anche confermato nell'ambito della propria programmazione triennale l'obiettivo di attuare strategie di intervento per incrementare la tutela e la valorizzazione del patrimonio manoscritto mediante appunto il software Manus. E quindi abbiamo organizzato un successivo webinar, quello che si terrà nel prossimo gennaio, i giorni 25, 26 e 27, e possiamo passare alla slide successiva. E proprio perché abbiamo verificato il grande interesse suscitato dai primi esperimenti pilota nelle aree italiane appunto colpite da eventi sismici, abbiamo scelto poi di riproporre questa medesima formula su tutto il territorio nazionale, in un contesto, in un periodo appunto emergenziale come quello che stiamo vivendo, ci sembrava assolutamente doveroso da parte nostra. E quindi abbiamo esteso in primo luogo questa importante iniziativa a tre regioni: Basilicata, Campania e Sicilia, con l'auspicio poi di estendere questa formazione congiunta a distanza su tutto il territorio nazionale. E vi ringrazio per la vostra attenzione e auguro anch'io buone feste, come già hanno fatto prima di me i colleghi. Grazie. Allora, a questo punto io passerei la parola alla collega Flavia Bruni, che ci parlerà delle attività collegate sia, diciamo, attività di livello internazionale, anche collegate alle normative in qualche misura. Prego Flavia. Grazie Egidio e grazie a tutti. Sarò rapidissima, io appunto sono Flavia Bruni e lavoro nell'area di attività per il libro antico e nell'area normative, standard e catalogazione. E la presentazione breve che farò oggi sarà relativa a quest'ultima area, perché per quanto riguarda il libro antico avrete dopo la presentazione della mia collega Elena Lavelli. Passo quindi a condividere la mia presentazione, sperando che non ci siano problemi. Vediamo. Si vede benissimo. Ok, perfetto. Prima i colleghi vi hanno parlato di SBN in quanto attività fondamentale del nostro istituto come catalogo unico delle biblioteche italiane. E come ben capite è fondamentale che a supporto del catalogo ci siano delle normative per la catalogazione da applicare nel catalogo stesso. E questa è appunto un'attività in questo senso fondamentale dell'istituto in quanto complementare a quella prima descritta per la realizzazione del catalogo. Oltre alle attività connesse alla catalogazione specificamente in SBN, in quanto istituto centrale per le biblioteche italiane, quindi non solo le biblioteche che fanno parte di SBN, ma più in generale le biblioteche appunto italiane, ci occupiamo di
diffondere gli standard bibliografici di livello internazionale anche in Italia e soprattutto di provvedere alla diffusione di un codice di catalogazione nazionale che sono le RECAT precedentemente RICA che poi si sono concretizzate nel 2009 nel nuovo codice appunto RECAT. Come diceva Egidio all'inizio, è fondamentale quindi anche il coordinamento da parte nostra con le altre istituzioni che operano a livello internazionale, proprio perché soprattutto al giorno d'oggi è fondamentale l'interoperabilità dei cataloghi e anche per l'utente che comunque vi sia un diciamo un terreno di base unico su cui in cui si esprimono i cataloghi di modo che siano comprensibili per gli utenti. In questo senso quindi le nostre attività non sono soltanto concentrate sull'ambito nazionale ma anche a livello internazionale sia in rappresentanza delle istituzioni italiane verso l'estero ma soprattutto per portare in Italia quello che viene discusso anche a livello internazionale. Quindi in questo ambito noi operiamo anche sul fronte della traduzione degli standard internazionali per renderli più facilmente fruibili anche per i nostri colleghi in Italia e inoltre appunto per quanto riguarda l'area normative ci occupiamo della gestione delle voci di autorità dell'indice SBN curiamo la soggettazione e la classificazione all'interno del catalogo SBN e per quanto riguarda l'area didattica, catalogazione didattica, abbiamo anche il coordinamento dei corsi che riguardano sia SBN sia insomma sapete che nello scorso anno abbiamo attivato diversi corsi per tutte quelle che sono le nostre attività anche in riferimento a quello che diceva prima Valentina ma anche altri corsi sul digitale e via dicendo e abbiamo inoltre una biblioteca ad uso interno che è gestita sempre all'interno di questa area e la bibliografia su SBN. Vediamo ora se vedete la slide successiva. Si vede. Ok, qui semplicemente è un po' un riepilogo di quanto detto prima e anche per specificare che le nostre normative che prima erano pubblicate in forma cartacea, forse alcuni ricorderanno le vecchie guide stampate dall'istituto che ormai sono obsolete perché tutta la nostra normativa è accessibile online su Wiki, quindi potete semplicemente andare sulla pagina dell'istituto e da lì accedere alle nostre normative per la catalogazione in SBN materiale antico, moderno e musica e alle norme comuni a tutte le tipologie di materiale. Sempre su Wiki è disponibile, sono disponibili le RECAT, le regole italiane di catalogazione, che come dicevo prima non sono specifiche per SBN, ma sono delle norme appunto riferite a tutte le biblioteche italiane. E abbiamo poi inoltre delle norme specialistiche che sono quelle relative alla catalogazione delle risorse musicali non pubblicate e quella per il titolo dell'opera per il materiale musicale e altre normative a cui stiamo lavorando. Per quanto riguarda più specificamente, e sempre in forma che presenterò brevemente, le attività internazionali, forse la collaborazione più importante è quella con l'IFLA, l'International Federation of Library Associations and Institutions, che molti di voi probabilmente conoscono in quanto è l'associazione di livello mondiale dei bibliotecari in cui vengono prese decisioni che sono in qualche modo di importanza fondamentale per tutti i nostri, tutte le nostre attività, non soltanto quelle catalografiche, ma anche ampio spettro, insomma. In particolare siamo membri del PUC, il Permanent Unimark Committee, che è il comitato che prende le decisioni riguardo i codici Unimark per quanto riguarda l'evoluzione e lo sviluppo dell'Unimark. L'Unimark, come forse alcuni di voi sapranno, è un linguaggio che serve per l'interscambio, per la marcatura diciamo di campi all'interno dei cataloghi e quindi l'interoperabilità degli stessi. E,
siamo poi parte delle sezioni Rare Books and Special Collections della, appunto, dell'IFLA, e siamo al momento osservatori della Cataloging Section, ma insomma c'è una lunga tradizione da parte dell'istituto di attività all'interno di questa area di catalogazione, che è appunto quella dove si prendono le decisioni più importanti nell'ambito della catalogazione a livello mondiale. E siamo poi parte del ISBD Review Group, dove è in corso una importante revisione appunto dell'ISBD, e sapete che l'ISBD, poi se non sbaglio è così proprio nella schermata successiva, l'ultima versione dell'ISBD, quella consolidata, è stata emanata nel 2011, e noi come istituto nel 2012 abbiamo provveduto alla traduzione, e siccome tutti gli standard dell'IFLA prevedono una revisione quinquennale, ora siamo già in ritardo, insomma, con il gruppo, e stiamo appunto operando per pubblicare una versione aggiornata dell'ISBD. E sempre per quanto riguarda quindi l'attività di traduzione, siamo referenti per la traduzione in italiano di RDA, Resource Description and Access, che è un nuovo, sono le normative di catalogazione che si presentano come evoluzione delle norme americane AACR2, e che sono oggi applicate in moltissimi cataloghi anche in Europa. E anche se SBN non ha adottato RDA per molti motivi su cui non posso soffermarmi ora, abbiamo ritenuto comunque importante da parte nostra, come istituto che si pone come ente di riferimento, come dicevo prima, per tutte le biblioteche italiane, anche operare su questo fronte, quindi della traduzione di RDA, anche se non è lo standard che seguiamo a livello di istituto per le nostre, per le biblioteche che fanno parte di SBN. E quindi RDA, in particolare la traduzione, anche per quanto riguarda il toolkit, che è lo strumento che si usa per la catalogazione in RDA. E la nostra traduzione, inoltre, forse più recente, è quella di IFLA LRM, che è il nuovo modello di riferimento per i dati di biblioteca, che ha rimpiazzato l'ormai obsoleto FRBR, che chi ha un po' di dimestichezza con il nostro ambiente conoscerà. La traduzione è stata pubblicata, è anche accessibile sul sito dell'istituto da circa un mese, quindi insomma molto recentemente è stato pubblicato. È stato un lavoro che ci ha preso molto tempo, anche perché si tratta di, insomma, è stato un lavoro un po' complesso, e quindi buona lettura. Un'altra attività internazionale che noi seguiamo è il Virtual International Authority File, o VIAF, in quanto appunto riferimento italiano per le voci di autorità dell'Italia. Inviamo annualmente al VIAF le nostre voci d'autorità. Lo scorso anno i dati che vedete sono riferiti ai dati inviati lo scorso anno. Siamo poi parte del CERL, il Consortium of European Research Libraries, che propone attività soprattutto riferite all'ambito delle collezioni speciali e libro antico. Siamo parte dell'Executive Committee, abbiamo aderito sia con SBN che con Edit 16 al catalogo unico HPB, Heritage of the Printed Book, e siamo inoltre parte del Security Working Group, che si interessa della sicurezza delle collezioni, quindi la sicurezza in biblioteca non dal punto di vista degli utenti, ma dal punto di vista proprio delle collezioni, quindi come prevenire i furti e altre tematiche connesse. Inoltre seguiamo le attività delle BLIDA, che è un'associazione di bibliotecari a livello mondiale che si occupa appunto di tutelare le biblioteche, di
garantirne le attività e anche nei confronti dell'utenza e dell'Euring, European RDI Interest Group, come dicevo prima, nella stessa ottica, ovvero anche se non abbiamo adottato RDA per il nostro catalogo SBN, riteniamo comunque nostro compito seguire l'evoluzione dell'applicazione di RDA in Europa, in quanto RDA è nato in ambito americano, e quindi seguiamo anche le attività di questo gruppo, anche se in qualche modo diciamo più da spettatori che non da attori. E detto questo, mi sembra di aver concluso, quindi per quanto riguarda l'area standard normative direi che è tutto, e passo la parola alla collega Elena Ravelli, che vi presenterà brevemente le attività di Edit 16 sul libro antico a stampa. Buongiorno, io mi occupo di libro antico a stampa e oggi vi presento il censimento delle edizioni italiane del XVI secolo. Abbiamo la presentazione? Sì, abbiamo la presentazione. Allora. Ecco. Edit 16 è appunto la banca dati relativa al censimento al censimento, che è appunto lo scopo di documentare la produzione a stampa del libro italiano nel corso del Cinquecento. La base dati dunque descrive le edizioni stampate in Italia tra il 1501 e il 1600 e le edizioni in lingua italiana stampate all'estero. Attualmente al censimento partecipano 1595 biblioteche, delle quali 500 non presenti in SBN. Fra queste ci sono istituzioni particolarmente prestigiose come la Biblioteca Apostolica Vaticana oppure la Biblioteca del Senato della Repubblica, ma anche molte biblioteche ecclesiastiche di enti locali, nonché circa 40 collezioni private. E tutte queste istituzioni, dalle più importanti a quelle meno esplorate, hanno contribuito alla creazione e alla crescita della banca dati di Edit 16. E a partire dal 2017 il censimento ha esteso la ricognizione degli esemplari e delle edizioni al di là dei confini nazionali, e le prime istituzioni straniere ad aderire ad Edit 16 sono state la British Library, particolarmente importante per le raccolte italiane e antiche, e la Fondazione Barbier Müller, anch'essa importante per le raccolte di poesia italiana del Rinascimento. La base dati si articola in molteplici archivi, ognuno in sé autonomo ma strettamente correlato con tutti gli altri, e accanto all'archivio titoli abbiamo per esempio gli archivi di authority, cioè gli archivi che descrivono gli autori, i tipografi e le marche del Rinascimento. E accanto all'archivio appunto degli autori legati alle edizioni contenute in Edit 16, di particolare interesse sono gli archivi relativi ai tipografi, agli editori e ai librai. Di ciascuno di questi tipografi vengono date informazioni relative alle date di attività, ai luoghi di attività, alle collaborazioni, agli indirizzi specifici e poi alla presenza di marche tipografiche. E un altro archivio, peraltro, della banca dati è proprio quello delle marche tipografiche, che sono gli emblemi, le insegne che i tipografi e gli editori del Cinquecento utilizzavano per contrassegnare la propria produzione e che in genere stampavano sul frontespizio o nel colofon. E un altro archivio significativo della banca dati è quello delle fonti bibliografiche. Fonti bibliografiche che sono servite negli anni sia a individuare le edizioni e le localizzazioni, ma anche a costruire le voci di authority presenti nella banca dati.
Infine l'ultimo archivio della banca dati, correlato a tutti gli altri, è quello delle dediche. Le dediche sono uno degli elementi paratestuali importanti del libro antico del Rinascimento e questo archivio delle dediche è uno dei progetti che è stato portato avanti durante la storia del censimento su alcune raccolte presenti in alcune biblioteche italiane. Per le dediche, accanto alla descrizione, sono presenti anche le digitalizzazioni. E, a proposito di digitalizzazione, va detto che il censimento ha riservato grande attenzione alle immagini fin dalle origini, e, tant'è vero che ciascuna marca tipografica è corredata dell'immagine, ma anche più della metà delle notizie bibliografiche sono corredate di immagini di frontespizi e colofon e anche di carte particolarmente significative. Come dicevo, anche le dediche sono integralmente digitalizzate. E, negli ultimi anni una particolare attenzione è stata data anche al collegamento a copie digitali presenti sul web, sia associate a copie di biblioteche italiane, ma anche di biblioteche straniere. Attualmente sono più di 16.000 i link a copie digitali. Al momento la banca dati contiene oltre 68.500 edizioni, un numero che probabilmente comincia ad avvicinarsi a quello che probabilmente è stata la produzione totale del secolo, ma noi sappiamo che esistono ancora edizioni non note, soprattutto in biblioteche straniere. Solo nel corso di quest'anno abbiamo inserito circa 400 edizioni provenienti da fondi stranieri, e molti delle quali in copia unica. A proposito delle copie uniche, vi posso dire che in Edit 16 sono presenti circa 18.500 cinquecentine di cui si conosce un'unica coppia. Di queste, oltre 3.600 sono conservate in biblioteche che non stanno in SBN e quasi 2.000 si trovano in biblioteche straniere, se pensate che più di 850 stanno alla British Library e più di 1.000 sono presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Io ho fatto una presentazione molto breve, ma sarò disponibile per qualsiasi chiarimento per chiunque abbia voglia, insomma, di chiederci qualcosa. Con questo io chiudo facendovi anch'io i miei auguri. Per tutte le presentazioni che sono state fatte, noi siamo disponibili ovviamente a dare informazioni sia via mail sia al telefono e quando si potrà potrete venire a trovarci. Allora, sono mascherato perché qui appunto, ripeto, vi vedete? Sono visibile? Sì. Sì. Allora, qui in istituto, appunto, come dicevo, siamo in quattro in questa stanza, quindi ci siamo alternati, abbiamo cercato di tenere la mascherina il meno possibile per la diretta. In questo momento, siccome chiedo ai colleghi di avvicinarsi un attimo alle mie spalle, tanto questo PC ha una buona telecamera, approfittiamo per ricordarvi appunto, ricordare a voi che ci avete seguito, che potrete commentare questo video che caricheremo sulla pagina Facebook dell'Istituto e noi risponderemo ai vostri commenti che potranno contenere domande e osservazioni nei prossimi giorni. Un saluto particolare appunto da tutti noi che abbiamo partecipato, dall'ICCU in generale, dal direttore, la dottoressa Simonetta Buttò, che oggi purtroppo non poteva essere presente, e approfittiamo dell'occasione per farvi gli auguri di buone feste e soprattutto di un felice anno nuovo, nella speranza che appunto sia molto molto migliore del precedente. Ne approfitto anche per ringraziare Vilma Gidaro che si occuperà di appunto trasportare questa registrazione sulla nostra pagina Facebook e di renderla visibile a tutti e condividerla, ci auguriamo, con molti molti di voi. Detto questo, vi salutiamo e ci auguriamo di vedervi presto sulle nostre basi dati, sui nostri cataloghi, e che continuate a seguire le nostre attività. Un caro saluto a tutti. Tanti auguri. 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 Sì. Ciao. Tanti auguri.